Sai, sono così felice che sente qualche cosa. Olio, che ti succede? Sono nervoso. Capirò, è la prima volta nella mia vita che mi sposo. Questo è il momento. Coraggio, perché non parli? Dichiarati. Sì, uomo. Che hai paura? No. Capisco. No. Le parole non voglio per te, allora. No. Ti farò vedere come si fa. Ehi, sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male? Sì, si sente un gran vuoto. Un gran vuoto? Un terribile vuoto. Sì, è pazzo di voi. Pazzo? Sì, semplicemente pazzo. Sì. Ma no, non voglio dire quello. Voglio dire che egli è pazzo di voi. Vi vuole sposare, non è vero, Olio? Avanti, adesso attacca te. Voi volete sposarmi? Sarebbe una grande fortuna. Oh, ma volete scherzare? Non me ne hai mai parlato così seriamente. Vero, Olio? Ma certo. E questo ve lo deve dire anche la mia faccia. Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere. Oh, non posso sperare che un giorno, Giorgetto. Avanti, insisti, Olio. Avanti, forza, avanti. C'è qualche altro? Oh, sì, proprio così. Sposate, mi dispiace. Beh, quello che è fatto è fatto. È inutile piangere il morto. Bene, è meglio andare via. Ehi, andiamo, Olio. Io rimango. Non vuoi uscire con me, tu? Ho bisogno di isolarmi. Resto solo. Olio, sai spiegarmi che cos'è la metempsicosi? Certo che sì. Ora te lo spiego con un esempio. Tu un giorno muori. Ti mettono sottoterra. Su quella terra nasce l'erbetta. In quell'erbetta ci sei tu. Poi un giorno passa di lì una mucca. Dalon, dalon. La mucca mangia l'erbetta. Poi ti digerisce e ti deposita in un campo. Io un giorno passo e vedo e dico, Stelio, com'è cambiato. Chi è stato? Chi l'ha fatto entrare? Non te la prendere, è una mia amica, non è pratica del mestiere. Sì, ma gli appuntamenti potresti prenderli altrove, da capo. Ma no, ce n'è già una buona, poi eravamo alla fine. Beh, basta allora. E chi è che ti manda, Giuliana? No, sono venuta da solo, ho bisogno di chiederti un grande favore. Ah, Motta, sono tre volte che telefonano dalla fono Roma, ti aspettano, spicciati. Vengo subito, vieni, Lucia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa. Ma che ti succede? Sono nervoso, capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo. Olio, questo è il momento. Coraggio, perché non parli? Dichiarati. Sì, uomo. Di che hai paura? No, non ora. Capisco. E parlerò io per te allora. No. Ti farò vedere come si fa. No. Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male? Sì, sente un gran vuoto. Un gran vuoto? Un terribile vuoto. Oh, ho capito. No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su, Voi volete sposarmi? Sì, sarebbe una grande fortuna. Oh, ma volete scherzare? Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio? Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie facce. Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere. Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta... Tanti, insisti, Olio. Amate qualche altro? È così. Mi spiace, credete. E scusatemi. Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio. Io rimango. Non vuoi uscire con me, tu? Ho bisogno di solarmi. Resto solo.